c'è molta curiosità in città in merito a, a tutta una serie di considerazioni, perché comunque si vota in Europa, si vota in, in regione. Abbiamo avuto modo prima di presentare anche i nostri candidati in regione prima che tu arrivassi, quindi. E si vota anche per il comune di Rivarolo, e so che in Canavese, ma particolarmente a Rivarolo, c'è molta curiosità in merito a quelle che possono essere le scelte del gruppo Riparolium, che ha deciso di ripresentarsi chiaramente alle prossime elezioni e che è nato con un gruppo di amici del quale io faccio parte e grazie al quale io ho fatto il sindaco di questa città per 8 anni. E ho già detto, l'ho detto quando abbiamo fatto l'apertura della campagna elettorale per le politiche, qui ho avuto modo di dire che mi sarei impegnato questa volta direttamente nella, nell'avventura amministrativa di Riparolium per queste elezioni, e a questo impegno non intendo venire meno. E quindi, al di là appunto dei ragazzi, degli eroi che hanno fatto la lista di Riparolium 5 anni fa, e li ringrazio, sia tutti quelli che si sono candidati, in particolar modo anche quelli che si sono eletti e che stanno facendo attività di opposizione, avevo promesso loro che mi sarei candidato e quella promessa intendo mantenerla. Quindi io, insieme alle campagne elettorali per le europee, farò anche le comunali nella lista di Riparolium. So benissimo che con questo non sto dicendo invece ciò che invece qualcuno vorrebbe sentirsi dire, particolarmente i giornalisti, ma io in questo momento sto parlando in una sede di partito, del mio partito, al popolo della destra del Canavese, il mio popolo, però io ho anche un altro popolo, che è quello della città di Rivarolo, per il ruolo che ho avuto e anche per l'affetto che questa città mi ha sempre dato. E quindi io non intendo stasera dire quale sarà il mio ruolo nella lista di Riparolium, perché voglio ancora confrontarmi con i ragazzi, perché siamo tutti ragazzi di Riparolium, però un impegno lo do. Noi dobbiamo maturare una decisione, dobbiamo anche dare una risposta alla città. Non è questa la sede opportuna. Io sono abituato, lo sapete, a parlare direttamente alla città. E quindi do un appuntamento alla città, lo do al gruppo di Riparolium. In questi giorni ci vedremo spesso e insieme matureremo la scelta. Devo parlarne con voi, devo parlarne con anche con la mia famiglia, devo dire. Ma dobbiamo darci delle scadenze. Quindi il 26 febbraio io deciderò che parlerò direttamente alla città in merito alle decisioni che insieme ai consiglieri comunali di Riparolium, al gruppo di Riparolium, al gruppo dell'Officina delle Idee, che ha lavorato in queste settimane insieme a me al programma, daremo una risposta su quale sarà il mio ruolo nelle prossime elezioni amministrative. E con il nostro modo di fare, perché siamo così, l'appuntamento lo possiamo già fissare e abbiamo anche preparato questo ruolo. Lo possiamo fare noi, Fabrizio. Non ci sono spille. No, adesso vediamo un attimo. No, ma non c'è niente sotto, quindi noi togliamo la bandiera. Cosa c'è sotto? E sotto c'è un cartello, c'è un bianco. Sembra bianco. Ma in realtà questo è il cartello, il manifesto con il quale noi annunciamo che il 26 febbraio comunque sarò parte della partita. Vediamo. Rivarolo domani sarà pieno di questi manifesti, come vedete, Rivarolo, Bruxelles. Io mi sto preparando. Non intendo andare né a Rivarolo né a Bruxelles da solo, quindi ci voglio andare con voi. Quindi questo è il manifesto col quale da domani verranno fissi in tutta la città. Diamo l'appuntamento ai cittadini di Rivarolo la sera del 26 febbraio all'hotel Rivarolo, quindi in una sede che non è una sede di partito, di parte, di un'area, è una sede normale, è un luogo aperto, un luogo pubblico, peraltro l'ha realizzato grazie alla nostra amministrazione, quindi all'amministrazione di Riparolium. Io insieme ai consiglieri, gli amici di Riparolium saremo lì e daremo insieme, per mia voce probabilmente, qualche anticipazione su quella che è il nostro programma amministrativo, qualche anticipazione su quelli che saranno i candidati e anche la risposta definitiva su quale sarà il mio ruolo all'interno del gruppo di Riparolium. Quindi questa era la comunicazione che volevo fare
alla città. Chiudo dicendo che chiaramente mi aspetta adesso l'avventura europea. La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è, è nazione o non è, è Europa o non è. E vi dico qualcosa di più: l'Europa o va a destra o non si fa. Queste parole sono le parole di Giorgio Almirante, con queste parole nel cuore di Sergio.